Buona domenica amici di Rete 8, bentornati nella nostra trasmissione dedicata alla pasticceria. Oggi vi presenteremo una ricetta veramente molto molto particolare, un po' difficile, però con un po' di accortezze si può provare a rifarla a casa, vero certo, chef? Certo. Ha veramente un'eziologia particolare questa ricetta. Sì, vero? Molto molto particolare. Innanzitutto ciao Jennifer, ciao, buona tizia. Domenica a tutti. E niente, sì, questo dolce l'abbiamo creato, è stato un duro lavoro di 3 mesi per realizzare questo dolce, ma alla fine ci siamo riusciti e sta avendo anche il suo successo nel nostro piccolo, insomma. Come si chiama? Allora, questa si chiama la colazione dello chef. Una colazione sostanziosa. Perché? Sì, perché la colazione dello chef. Io sono nato in campagna e avevamo comunque gli animali e mia madre, diciamo, 3-4 volte a settimana mi faceva lo zabaione. Ah, una colazione sanissima. Con le nostre uova. Quest'inverno, pensando, ci portarono delle uova fresche. Oddio, mo un bel zabaione di mia madre ci stava tutto. E la mia compagna ha detto, perché non ci realizzi un dolce, un dessert? Io ho detto, oddio, così su due piedi. Ha detto, vabbè, lavoriamoci su e pensiamoci. Giustamente poi lei mi lancia le sfide e io raccolgo. E ho iniziato comunque a documentarmi, a lavorare, a ricordarmi comunque i passaggi che faceva mia madre e tutti gli ingredienti. E alla fine siamo arrivati a questo risultato. Quindi si chiama la colazione dello chef perché, sì. Tiziano, hai replicato cosa? Abbiamo replicato lo zabaione e la genesi dello zabaione, quindi l'uovo. Che sarebbe questo che vediamo qui? Che sarebbe qui? Questo che vediamo? Questo qua. Questo si mangia. È incredibile. Semplicemente zucchero. È uno zucchero particolare che si chiama mannitolo. Okay. È uno zucchero che in commercio si trova così in polvere, okay. Viene lavorato sul fuoco ad alte temperature, uh-huh. E poi ovviamente noi con uno stampo particolare che ci siamo fatti fare abbiamo realizzato questo guscio. Per ovviamente replicare lo zucchero, perché lo zabaione è proprio una caratteristica di questo zucchero. È proprio la caratteristica zucchero. Di questo zucchero, che okay. Quando si scioglie diventa trasparente, quando si solidifica diventa bianco. Quindi perfetto per fare l'uovo, insomma. Ci chiediamo perché bianco, perché mia madre aveva delle galline che faceva delle uova Le uova bianche, bellissime. E quindi abbiamo mantenuto anche l'origine del colore. Gli ingredienti, mia madre mi faceva lo zabaione, sì. Quindi tuorlo e zucchero. Ero piccolo, quindi non mi piaceva tantissimo il sapore dell'uovo dopo alcuni bocconi e quindi me lo tagliava con del latte, quindi facevo lo zabaione e mi ci metteva il latte. Io, siccome ero molto goloso, ci aggiungevo anche il pane raffermo che mio padre si faceva il giorno prima, il pane e olio raffermo, e io ce lo mettevo in mezzo e mi piaceva, diciamo, questo connubio. E ho ripreso tutti gli ingredienti di questa colazione e ci ho creato questo dolce. Che ho voluto meraviglia. Replicare comunque il guscio dell'uovo e le 3 consistenze, quindi il guscio, l'involucro e la croccantezza del guscio, l'albume, okay. E il tuorlo. Quindi il tuorlo sarebbe questo, sì, ecco, che è il classico zabaione, quindi semplicemente uova e zucchero ben sbattuti in planetaria con una frusta bella spumosa, noi la fermiamo con degli stampini in abbattitore, okay. E poi quando ci serve la prendiamo 2 minuti. Torna cremosa. Eccolo qui, quindi questo è veramente vediamo. Operazione semplicissima. Semplicissima. Ok. Ed è il tuorlo. Per fare l'albume, uh-huh. Andiamo a fare una crema di latte. Ok. Quindi prendiamo del latte in parti uguali, latte e panna, poi vi diremo comunque le dosi. E ci aiutiamo con dell'agar-agar, che sarebbe un gelificante, un addensante. E creeremo una sorta di panna cotta che poi andremo da solido a rifrullare in un mini primer mixer per creare questa crema. Okay. Per l'albume adagiare, quindi non c'è? Non c'è albume. Non c'è. No, okay. Non c'è albume. Per adagiare l'uovo abbiamo ricreato, mio padre usava la segatura, diciamo, sotto alle galline per le uova. E quindi ho ricreato con questo pane raffermo la base dove si adagerà okay. L'uovo. Il guscio è fatto di mannitolo. Il mannitolo è uno zucchero che si trova in commercio soprattutto nelle farmacie. Si può acquistare, viene sciolto a alta temperatura. È molto pericoloso, cioè nel senso è ustionante, però se viene usato bene non succede nulla. Ovviamente fare il guscio è molto complicato, però a casa si può usare il dorso di un cucchiaio, quindi si fa sciogliere in un padellino, si bagna
il cucchiaio, si fa asciugare per qualche minuto e si crea uno stampo. Quindi noi possiamo metterlo in un bicchiere, la crema di latte, l'albume, crema di latte, e poi ci mettiamo questi gusci accoppiato, oppure semplicemente sopra se non vogliamo dargli la forma dell'uovo. Oppure se non vogliamo fare il guscio possiamo comunque scomporre utilizzando la parte del tuorlo e utilizzando la crema, e magari mettiamo in una coppetta, ecco, per semplificare tutto. No, io però ero curiosa di vedere proprio questo dolce adesso che è così particolare. Adesso lo andiamo a comporre, vi spiego tutti i passaggi. Abbiamo cercato un piatto che si assomigliasse comunque a un cesto di vimini, che si avvicinasse più a sempre all'origine dell'uovo. Allora, semplice, ci aiutiamo di una cocotte, ci poggiamo l'uovo, ovviamente noi l'abbiamo forato per poterlo farcire. Ok. Crema di latte. Tanto questa è una crema anche abbastanza semplice da realizzare. Te la faccio assaggiare. Sì. Vado? Sì, una crema molto semplice, non è complicata. È delicata perché poi c'è il tuorlo che compensa. Andiamo è buonissima a creare... e non è troppo dolce, no. E questa cosa mi piace particolarmente. Perché non è troppo dolce? Perché abbiamo bilanciato lo zucchero che sta nella crema di latte con lo zucchero che sta nel tuorlo e il mannitolo che è fatto di zucchero. Ok. E uno zucchero a bassa... Altrimenti sarebbe troppo. Sarebbe troppo dolce, sì. Andiamo ad adagiare il nostro tuorlo. Quindi il tuorlo adesso lo dobbiamo inserire all'interno dell'uovo. Sì, andiamo a inserire. E ricreiamo proprio l'uovo in tutte le sue consistenze. Ma che bello, chef! Rimettiamo la crema di latte e andiamo a chiudere il nostro uovo e lo spostiamo un attimo. Spostiamo anche il tuorlo. Prendiamo. Incredibile che questo è una cosa, cioè quest'uovo così è impressionante. Pane raffermo, solo la mollica, fatta seccare a temperatura ambiente, al forno come vogliamo. Ok. Il limone è l'unico ingrediente che mia madre non metteva, però io ce lo metto per dare, diciamo, un po' di freschezza al piatto, sì. Sì, secondo me sta bene anche poi con ci l'uovo. Sta molto molto bene, perché noi abbiamo fatto varie prove e il limone dà un po' di armonia. Questo cosa esce? Zucchero a velo, zucchero semplice. Un po' di zucchero e andiamo a metterci l'olio, perché io prendevo il pane raffermo che mio padre faceva, pane e olio, quello che avanzava io ce lo mettevo, perché ero un po' pigro, non volevo tagliare il pane, allora mi prendevo quello già tagliato. Che però è ottimo, perché mia madre, oltre alla colazione, diciamo, che mi faceva lo zabaione, a merenda mi faceva anche pane, olio, pane zucchero, e olio. E quindi e zucchero. E pane, olio e zucchero, mi piaceva tantissimo, sì sì. Mai sentita questa cosa, sì, chef? Sì, molto molto buono. Ecco qua, l'abbiamo mescolato e ora andiamo a far che mettere questo pane. Quanto profumo questo Senti, pane. Senti, profuma di olio. Arriva di olio e limone, sì, una meraviglia. Mi creiamo la base che replica un po' la segatura che si metteva sotto e ci andiamo ad adagiare il nostro uovo. Ah, ok, in questo senso. Ma che bello! Ci aiutiamo con qualche germoglio di grano. Fa pensare un po' alla paglia. Che richiama comunque, sì, anche il pane. E il piatto è pronto, molto semplice. Ma che bello, chef! Semplice, ma con... Beh, semplice per modo di dire. Sì, con delle tecniche. Noi però, ripeto, a casa ci possiamo aiutare in un bicchiere. Assolutamente, ma tra l'altro ecco, io vorrei anche un po' lanciare questo messaggio, facciamo lo zabaione a casa, perché insomma è una cosa, abbiamo perso un po' questa abitudine di fare lo zabaione a casa. Lo zabaione è molto buono, molto calorico, molto proteico, scusami, è molto molto buono, delicato se viene fatto bene. E in questo caso è amalgamato perché c'è la crema di latte, quindi non è solo uovo, che non dà fastidio. Ora io volevo un attimo farti vedere, se vuoi. Sì? La vogliamo rompere? Certo. Dai, rompiamola. La cosa più bella è questa. Che la vuoi rompere bello. Tu? No, vai tu, non me la voglio prendere questa responsabilità. Allora, io... Vai. Nota il rumore. Ok. No, è come quando si rompe l'uovo. È lo stesso rumore? Uguale. Lo rompiamo e dentro abbiamo l'albume e
il tuorlo. Ovviamente quando lo portate a tavola dite al cliente rompi l'uovo. Certo, giusto? La mia compagna glielo spiega bene, gli spiega tutta la storiella e poi li fa rompere l'uovo. E che bello, chef! Complimenti. Grazie, una mela mille. Assaggiare. Sarà fatto. È molto interessante. Facciamo così, ora chiudiamo la puntata così l'assaggio. Perfetto, okay. Ne facciamo anche un altro che ce lo mangiamo. Assolutamente sì, grazie chef per essere stato insieme a noi. Grazie a voi per la disponibilità e per aver creduto comunque in questi piatti. Che sono meravigliosi, grazie emozionanti grazie e ovviamente mille. Complimenti per il tuo talento. Torneremo presto a trovarti, è una promessa che ti faccio davanti volentieri. Ai nostri telespettatori. Grazie ancora, chef. Di nuovo buona domenica. A domani.